Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Scacchi e Giochi Strategici. Siamo giunti al terzo video della saga Aperture, Repertori per giocatori, insomma, principianti, novizi, ma non solo, anche giocatori anche di categoria nazionale che vogliono rispolverare il proprio repertorio possono seguire i miei video su questo repertorio impostato da me, diciamo, no? Abbiamo visto repertorio col bianco fatto con E4 su E4. Quindi, quando giocate E4, abbiamo visto la risposta E5, abbiamo visto E4 E5, la viennese, poi abbiamo visto E4 C5, la siciliana chiusa con cavallo C3. Stasera andremo a vedere come affrontare la difesa francese E4 E6. Allora, premessa. La difesa francese nasce per andare un po' contro i principi classici, perché in realtà non va a tamponare il centro avversario. Siccome la difesa francese è una difesa rivoluzionaria, quindi va un po' bastian contraria ai principi, no, dogmatici. È un'apertura che a sua volta pretende, con la spinta successiva in D5, di andare ad interrogare il centro del bianco. Solitamente il bianco gioca l'affiancamento pedonale centrale e il nero risponde D5 per andare ad interrogare soprattutto il pedone E4. In questi casi si entra in varianti molto teorizzate, abbiamo tre linee, spinte in E5, ok, poi le andremo a vedere dopo, perché adesso prima vi farò vedere una partita interessante, adesso faccio un po' come dire un'anticipazione. Poi può cambiare, ad esempio, il bianco, tra una variante del cambio, oppure giocare il cavallo in C3, per andare ad attaccare il pedone in D5, ok? Quindi abbiamo questo tipo di schema. Solo che queste varianti col bianco sono state teorizzate a fondo, cioè l'inchiodatura del vescovo sul cavallo, e da lì nasce la linea, diciamo, aperta che può portare alla famosa Winnauer iperteorizzata, può portare tantissime varianti. Sono tutte teorizzate, ma voi non avete questa preparazione teorica da enciclopedia. Non avete fatto l'abbonamento all'enciclopedia Zanichelli che vi fa vedere tutto. Poi se vedete qualcuno che vi citofona e vi dice vendo enciclopedie a prezzi modici, voi chiedete ma avete l'enciclopedia degli scacchi? Se lui vi dice di no, gli tirate una secchiellata d'acqua gelata in testa dal balcone. Se vi dice di sì, uguale, gli tirate anche la secchiellata d'acqua perché vi sta fregando, perché nessun venditore di enciclopedia ha l'enciclopedia degli scacchi. Ok, bene. Ora io come faccio a farvi un repertorio su un'apertura così teorizzata? Dovrei stare qui una settimana solo sulla francese e farvi vedere le 3-4 linee principali che poi hanno chilometri di sottovarianti. Allora prendiamo spunto da un grande innovatore di fine 1800, un giocatore russo, ancora della Russia zarista, Cigorin, che è stato
tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900, tra i primi 4-5 giocatori dell'epoca, è stato anche sfidante al titolo mondiale, ha perso in entrambe le occasioni, però è sempre stato un grande innovatore. Ma attenzione, non voglio parlarvi della storia di Cigorin, anche perché non è che la conosco molto bene. Per questa cosa qui vi rimando a un video non mio, ma su Twitch, dove il maestro Carlo Marzano sta facendo una serie di video molto interessanti sulla storia dei vecchi campioni del mondo o comunque dei giocatori che hanno fatto la storia degli scacchi. Andate su Twitch, sul canale della Federscacchi FSI, dalle 18 alle 20 tutti i lunedì. Carlo Marzano presenterà un grande maestro del passato. Ha già presentato Murphy, Paul Murphy e William Steinitz. Adesso lunedì, cioè domani alle 18 presenterà Cigorin. Allora, quindi io non voglio parlare della sua vita, non mi interessa. Adesso prenderò spunto a Cigorin solo per un motivo, perché Cigorin è l'inventore della variante che diciamo io di solito gioco contro la francese e che vorrei che possibilmente possa essere nel vostro repertorio perché è una linea che taglia parecchia teoria. Ok, qual è questa famosa linea variante Cigorin? Ebbene, donna E2, una mossa che secondo i principi delle aperture non avrebbe molto senso, perché va ad ostruire il vescovo, l'uscita del vescovo, e poi non sviluppa pezzi, sviluppa una donna che teoricamente è l'ultimo pezzo che deve entrare in gioco. Ma Cigorin aveva un'idea. L'idea è: ma siccome il nero vuole sempre fare D5 nella francese, cosa fa il bianco? Cattura. E il nero non può più ricatturare con il pedone E, data l'inchiodatura sul re, e deve ricatturare con la donna. O giocare di gambetto sviluppando il cavallo in F6. Mettiamo, dopo la cattura con la donna, cavallo C3 fa perdere un tempo al nero. Il nero deve spostare la donna o in A5 o di nuovo in D8 e il bianco sviluppa a sua volta un secondo pezzo. Cioè alla fine Cigorin ha scoperto che ritardando lo sviluppo con una mossa senza senso, se il nero insiste sul piano francese, il bianco alla fine va a stare meglio di sviluppo perché farà perdere tre tempi alla donna del nero. Questa è stata un'idea molto innovativa. L'ha giocata nel suo match contro Tarrasch e poi anche in questa partita che vi farò vedere. Partita giocata a San Pietroburgo nel 1893. Qui vedremo da una parte Cigorin, innovatore, giocatore dinamico, giocatore sempre alla ricerca di nuove vie per gli scacchi, e dall'altra parte abbiamo Tarrasch che è l'omino scienziato degli scacchi, l'uomo dei dogmi, l'uomo che non deve chiedere mai, uno stronzo patentato, è uno di quelli che tipo vedeva per la strada uno chiedere un'informazione, lui diceva: ci sono i vigili urbani o le cartine geografiche per sapere dove andare. Non può chiedere a me. Io sono Sibert Tarrasch e non ho bisogno di. Non sono qui per dare informazioni stradali. Era un tipo così, era un pignolo, era un dogmatico, era scorbutico con tutti. E quindi si scontrano due modi di essere. Andiamo a vedere questa partita. Tarrasch non era sicuramente l'ultimo, era uno dei migliori giocatori dell'epoca, quindi sapeva benissimo a cosa andava incontro se continuava con l'idea della francese.
probabilmente aveva sicuramente giocato già delle partite con Cigorin con questa variante. Quindi non è la prima partita in cui Cigorin usa la sua variante contro Tadic, ce l'aveva già usata contro di lui. Però io ho scelto questa partita che mi sembra più interessante. Probabilmente nella loro prima partita Tadic, forse, non lo so, avrà giocato di 5 e si sarà trovato male. Ma vediamo cosa fa Tadic. Tadic gioca C5, rientrando in una siciliana. Questa è la miglior linea, secondo me, con il nero per affrontare la variante Cigorin. Però, allora, io vi ho fatto repertorio sulla siciliana chiusa, vi ho fatto repertorio sulla viennese, vedrete che con questo ordine di mosse avrete uno schema simile. Quello che vi faccio vedere, la variante Cigorin. Non lascia al bianco tutta quella manovra di blocco centrale su cui poi il nero gioca sull'ala di donna, tutte queste cose qua, no, è un gioco più semplice. Poi si complica, attenzione, però potete anche scegliere, vi dà la scelta, la possibilità di giocare o posizionale oppure aggressivo. Avanti, vedete fianchettazzo e il fianchetto esce sempre, è uscito nella viennese, è uscito nella siciliana chiusa. Questo deve entrare nel vostro DNA, deve essere il vaccino contro la vostra inesperienza nelle aperture. Questo fianchetto ve lo dovete anche portare a dormire, a portare sul lavoro. Voi dovete avere il fianchetto, no? Un burattino col fianchetto disegnato sul cruscotto della macchinina. Ok? Oppure prendere il poster con un fianchetto e metterlo in camera da letto. Questo si basa tutto sui fianchetti. Perché sono più semplici, sono più sicuri e hanno un gioco più a lungo termine. Ovviamente no. Come abbiamo visto ieri, come abbiamo visto l'altro ieri, il nero gioca sulle case scure, sulla casa di 4 in particolar modo. Ma a voi la casa di 4 non interessa. A voi interessa giocare sulle case chiare. Queste sono le idee. Ma uno può dire, ma tu ci hai fatto vedere che il cavallo va in E2 negli altri video. Ok. Non è che voi dovete sempre mettere esattamente tutto alla stessa maniera su qualunque cosa vi gioca, ok? Sempre guardare cosa fa l'avversario. C'è donna E2, pazienza, il cavallo lo giocate in F3. O addirittura in H3. E adesso vi farò vedere perché. È una bella idea. Lo so che sviluppare i cavalli per i principianti, svilupparli all'esterno è un po' complicato, però vi farò vedere che si può fare in determinate situazioni. Allora, fianchetto, quindi quando aprite il fianchetto subito il vescovo in canonica, altrimenti poi arrivano i fedeli e per fare messa non trovano il vescovo, il prelato. Presi dal panico possono disertare la messa o qualcuno, non so, può farsi prendere dall'isteria, dire che è la fine del mondo. Vescovo in E7, questo è uno sviluppo dogmatico, tipico della noiosaggine di Tarrasch. Non ha nulla di brillante questa mossa, non è un semplice sviluppo di pezzo, niente di più. Ora vedete cavallo C3. Ma cosa vi ricorda questa cosa qui? La viennese e la siciliana chiusa. Unica differenza è che qui abbiamo una donna e non abbiamo un cavallo.
Andiamo avanti. Allora, Donna C7, Tarrasch, una mossa a me non piace, perché non ne vedo ancora lo scopo. Avrei preferito fare magari D6, cavallo F6. Vabbè, non è un errore. Ecco qua l'idea di Cigorin. Cavallo H3. Perché non in F3? Allora, il punto è che in F3 oscura la visuale al vescovo, oscura l'uscita della donna e non permette l'idea che c'è nella viennese cavallo E2, cavallo F4. Quindi cosa fa? Lo mette in H3 per guardare subito la casa F4, visto che il vescovo in questo il vescovo in C8 è chiuso da questi peduli. E allora il cavallo qui per ora non ha problemi. A6, perché chiaramente Tarrasch vuole provare a mobilitare l'ala di donna, vuole provare a spingere, tipico piano della siciliana, giocare sulla donna. L'idea è sempre questa, B5, B4, mettere l'altro vescovo in fianchetto per contrastare l'altro fianchetto, piani tipici. Ora, Cigorin va subito col cavallo in F4. Qual è l'idea? L'idea è che se lo scacci con E5 va nella casa fortissima, la casa D5, attaccando la donna. Se lo attacca con G5 può temporaneamente o tornare in H3 o andare in H5, addirittura mettersi in D3. Perché una volta fatto G5 l'arrocco del nero viene debilitato. Quindi provoca, vuol provocare una spinta di Tarrasch, no? Tarrasch era una persona insofferente, una persona dal carattere impulsivo, insomma, era uno che si offendeva facilmente, no? Quindi quando veniva provocato con queste mosse, lui non le accettava di buon grado, no? Lui doveva dimostrare che tutto il suo dogma sugli scacchi aveva sempre ragione. Qui Tarrasch attacca la donna in E2, ma non abbiamo problemi. Andiamo di nuovo a casa. Ecco. Intanto abbiamo un'altra casa di nuovo per il cavallo e possiamo tornare paradossalmente allo schema viennese. Ok, oppure arroccare tranquillamente. Cavallo F6, mossa di sviluppo, classica, classica di Tarrasch. D3, e vedete? La catena pedonale famosa che rientra in tutti gli schemi, rientra continuamente nel vostro arsenale. Il vostro repertorio si basa tutto su tutto degli schemi molto molto simili. Molto molto simili. Ora, Tarrasch inizia una manovra aggressiva, perché all'epoca si giocava proprio al coltello, insomma, non si stava a pettinare le bambole, no? Quindi si giocava molto aggressivo. Arrocco.
vescovo in fianchetto, ok, anche il motore da gioco pari. Vescovo in E3, qui Tarash prova a raddoppiare con un torrone per Nigotti per eventualmente rompere con la spinta C4. E qui Cigorin la butta in cacciara, comincia già a minare il controgioco del nero. Subito una spinta di rottura per invogliare il nero a spingere in B4, perché così non si può più fare la spinta di rottura. Questo cavallo torna indietro, può tornare anche in questa casa, perché poi si andrà a indebolire la casa C4. Tarash spinge e adesso ovviamente questa casa è abbastanza debole. Quando voi vedete le debolezze nel centro partita, questi buchi lasciati dalle spinte dei pedoni avversari, dovete cercare di infilarci un pezzo. Ma per infilarci un pezzo dovete dire, ma adesso come faccio? Cioè non c'è la possibilità di mettere un pezzo lì sopra. Ma ci dovete arrivare con un percorso a ritroso, dove dovrebbe essere, ad esempio, un cavallo per andare in C4, chiaro, dovrebbe essere in D2. Per andare in D2, che non c'è, dovrebbe partire o da C1 o da F3. Allora cosa si fa? Questo cavallo, visto che è minacciato, lo spostiamo. Andiamo in C1 e dopo arriveremo in C4. Queste sono le manovre che dovete imparare nel gioco posizionale. Qui Tarash molesta il cavallo, ma crea una voragine. Questa casa di 5 è una voragine adesso. Tarash presuntuoso, permaloso, vuole dimostrare a Cigorin che lui, Tarash, lui è un tedesco di quel vecchio stampo, un professorone, accademico, mentre Cigorin è un russo pigro ed indolente. Vediamo. Ovviamente Cigorin si butta sulla casa debole. Uno potrebbe dirmi, ma dopo i cambi, è vero che è solo un cambio, però noi ci doppiamo un pedone, qua c'è una doppiatura. Sì, però blocchiamo praticamente tutta la situazione del nero. Il vescovo poi ha possibilità di entrare in gioco e l'altro cavallo può venire tranquillamente in C4. Perché poi qua c'è anche un altro buco, anche D6 non è una bella casa. Insomma, il nero è passivo. Tarash faceva conto sulla sua proverbiale forza tecnica, la sua preparazione dogmatica. Lui era la scienza pura, era il verbo, e quindi chiaramente pensava che neutralizzare Cigorin fosse un gioco da ragazzi. Però attenzione, Tarash non ha fatto i conti anche con la matematica, purtroppo, perché prima di questa partita contro Cigorin ci aveva perso 4 partite, dico ben 4 partite, contro la stessa variante con donna E2. E Tarash avrà detto, ma lì è perché magari un giorno ho bevuto, un giorno mi sono alzato tardi,
L'altro giorno dovevo pensare alle mie ricerche universitarie, ero distratto. Adesso vengo lì e ti dimostro che hai vinto quelle quattro partite solo perché io non stavo bene. Aveva sempre una scusa, Tarkash, per le sue sconfitte. Cambio. Cattura, ovviamente. Adesso Tarash dice: "Oh, bello questo. Come difendi C4? Io mi sberlucco un bel pedone gratis." Ok? E qui bisogna capire cos'è più importante, il materiale o la posizione dei pezzi. Qui Cigorin ci dimostra che dopo la manovra cavallo di 2, cavallo C4, e lui gioca a cavallo di 2, no? Lui gioca a cavallo di 2 e nero si azzarda a prendere. Dopo gioca a cavallo C4. La donna non ha case per continuare a difendere il cavallo dal vescovo, perché qui non può andare perché ci sarebbe il cavallo in C4, qui non può andare. Che qui non può andare. Ok, giocata. Ora in caso di cattura, cavallo C4, la donna può spostarsi, ovviamente, ma solo fino a qua, perché c'è il cavallo in presa. Interessante. Il pedone a naso non si può prendere. Perché? Proviamo. Motore dà un buon vantaggio al bianco, ma non credo che qui si perda il pezzo. Il problema è la donna del nero. Probabilmente dopo torre 1 c'è pressione sul pedone E5, perché poi può cambiare il cavallo e fare F4. C'è molta pressione su questo. Credo sia questa l'idea di fondo. Però Tarash non cattura e va a stare anche peggio. Perché lui ha visto qualcosa che non andava, no? Però ha detto: "Boh, mi ritiro." Però qua posizione è già disastrosa per il mio. Cavallo entra in questa casa. Domina la scacchiera, qui c'è un pedone pericoloso, può
anche fare A5 e appoggiare il cavallo addirittura in questa casa, attaccare il torone per Nigotti. Sono idee anche prima o poi di fare F4, tornare, no, adesso no, però una volta cambiato il cavallo, mettere di nuovo la donna in E2, la torre in E1, attaccare sulla E. Sta diventando una partita dinamica. Qui Tarsis si inventa una mossa all'Alfa Zero, anche se siamo nel 1893, Tarsis sapeva già che avrebbero costruito delle macchine che avrebbero giocato queste spinte assurde. Ok. F4, spinta di rottura per aprire la F e anche la E. Il re non ha ancora roccato. Tarash, ma che cosa combini? Cioè, tu che sei il padrone dei dogmi, cioè tu sei gli scacchi e tu ti permetti di non arroccare, vai contro te stesso. Obiettivamente, Cigorin ti ha distrutto. Psicologicamente, c'è da dire. C'è da dire. Ritira il cavallo. Attacca il vescovo. Tanto è difeso, però. Sta cominciando a sbracciare. Cigorin il vescovo se lo tiene. Chiaramente, tiene la coppia dei vescovi. Cattura col vescovo e adesso attacca la donna. Guadagno di tempo, due vescovi mostruosi, un cavallo inamovibile e deve ancora far giocare i torroni per Nigotti, attenzione, ma problema grave qui al Real Centro. Tarash ha giocato una partita veramente orribile, sottovalutando un avversario che lo aveva già demolito 4 volte sulla stessa variante. Da quello Tarash non diventerà mai campione del mondo. Tarash dirà che lui non è mai diventato campione del mondo perché non ne aveva bisogno, perché tutti gli scacchisti riconoscevano in lui la più grande padronanza scacchistica dell'epoca. Cioè il titolo lo avrebbe soltanto, gli avrebbe sporcato addirittura l'immagine, perché voi comuni mortali giocate per il mondiale, io sono gli scacchi. Guardate dove arrivava l'ego di Tarash. E vedete, la donna torna in E2 appena il cavallo si è tolto. Adesso c'è pressione. Questo schema è sempre solido per il bianco. Avete visto? Dovete solo conoscere il segreto delle case chiave. Una volta che conoscete questo segreto, saprete dove vanno messi i pezzi. Qui Tarash prova a difendersi. Raddoppia la colonna. E qui Cigorin ha tutto quello che si può desiderare da una partita di scacchi. Gli manca soltanto più la serra di Ficus, il naif jugoslavo alla parete e la poltrona in pelle umana di scacchista. E poi ha tutto. Tarash mestamente sposta il re. Qui Cigorin va a rompere l'ultimo pezzo di struttura pedonale. A calma, tranquillità, non ha fretta di concludere. Sistema prima la questione sull'ala di donna. Cambia, riprende col pedone perché così crea due case forti. Così il cavallo non ci può entrare.
cioè il motore ormai da partita persa, però all'epoca ovviamente non avevano la capacità difensiva degli scacchisti di oggi, andavano avanti fino alla morte. E qua, bellissima mossa, questa è una mossa che non è un sacrificio di pezzo, questa è tattica, ragazzi. Perché dovete pensare? Io ho to Donna e Torrone Pernigotti potentissimi che minacciano un vescovo lasciato da solo dal Vaticano. Il Vaticano si è disinteressato di lui, è un vescovo scomunicato, è un vescovo che non ha più potere neanche di dare le ostie. È solo una donna che lo può difendere, no? Quindi è un vescovo che ha l'amante e chiaramente il Vaticano ha storto il naso e poi tu se frequenti le donne noi ti scomunichiamo. Quindi la donna deve stare sempre a proteggere il suo amante vescovo e se si va a prendere il cavallo qui entra di tutto, con scacco. Ma non solo, poi dopo la spinta C4 anche questo vescovo attacca la donna. Ce n'è di tutti i colori qua, da tutti i gusti. Infatti, Tarash non prende il cavallo. E qui, altra casa forte, sempre bianca, dominio delle case bianche. Ora questo cavallo attacca il torrone, attacca il vescovo, colonna potentissima, ci manca soltanto più di metterci un frecciarossa qui e poi dopo, insomma, è un macello. Tarash si affretta a chiudere la stalla quando ormai i buoi sono scappati. Qui mossa bellissima perché solidifica la struttura dei pedoni e adesso entra in gioco anche il vescovo che può giocare o da C3 o addirittura andare a molestare, fare quello che vuole. A differenza dei due vescovi, uno è rimasto fedele ai dogmi ecclesiastici e non ai dogmi di Tarash, che ha fatto la figura del pollo. Mosse ormai tanto per giocare. Invece il vescovo gioca di qua, può giocare dove vuole sto vescovo, è terrificante. Qui Tarash dice, oh ma io non mi arrendo mai, io sono Tarash perché lo ha deciso il comitato scientifico. Qua Cigorin. Bella questa, sacrificio di pedoni. Guarda, gli dice, guarda, Tarash, tu sei il più grande di tutti, sei il più grande scienziato degli scacchi della storia. Il tuo nome sarà scolpito su tutti gli obelischi d'Egitto, sulla Tour Eiffel e sul Colosseo. Però, dopo tutto ciò, io sono arrivato qua. Ti ho demolito già 4 volte. Sto per demolirti la quinta. Voglio farti un regalo. Ti meriti di catturare un pedone. Perché io sono buono. Io sono un russo ospitale, un po' pigro, però sono buono. E voglio farti un regalo. Ecco qua. Prendilo pure. Prendi almeno un pedone. Tarzan dice, io non ho bisogno che tu mi dica di prendere codesto pedone. Io codesto pedone lo prendo perché è scritto nel mio nome Tarash, che vuol dire perfezione. Bene, ecco la perfezione. Vescovo in H3. Chiudiamo sto cavallo, attaccato 2 volte. Che facciamo? Che facciamo? Tarash. Io ho visto tutto, io difendo tutto, io non ho problemi.
Ora, bella questa, riesco o minaccia di catturare. Perché adesso se cattura il cavallo, questo cavallo non può più riprendere. Toglie una difesa a questo cavallo, se riprende col vescovo, cambia il torrone, cattura con la donna, torrone scacco, cattura corre e dopo cade mestamente questo cavallo. Ha perso un pezzo il nostro super mega scienziato degli scacchi. Mi dice, non è ancora finita. Io muoverò pezzi finché avrò forza nelle braccia. Bene, avrai ancora forza nelle braccia, però non hai più pezzi tra poco. Quindi io avanti, una mia trebbia. Ecco qua. E la figura di Palta è servita. E qui Tarsh se la prende nello stoppino. 5 sberle di fila contro questa variante. Adesso o perde il torrone o è obbligato a cambiare le donne. Pedone che va donna, pezzo in più, pedone in più, che dire, un massacro a cielo aperto. Questa partita ve l'ho fatta vedere perché magari qualcuno di voi pensa che i miei repertori siano magari troppo noiosi, troppo lenti, troppo schematici. All'inizio può essere, ma vedete che c'è talmente tanta flessibilità che se avete anche un modo di giocare più estroso, potete tirare fuori qualcosa da questi sistemini. Potete trovare. Certo, non giocherete come Cigorin, però potete divertirvi. Ora, lasciando perdere questa partita, andiamo a vedere un po' di piani, andiamo a vedere nel database. Allora, vediamo qui, andiamo a vedere nel database qua. Le varie possibilità. Allora, 4 e 6. Ora qui potete vedere le opzioni. C5 l'abbiamo vista come Tarsh l'ha giocata molto male. Fiere 7 e 5 è una possibilità, però è una perdita di tempo. Hai già fatto il 6, cosa fai? Anche il 5, bah, non la prendo in considerazione. Questa è la manovra tipica della francese che si può anche giocare, adesso magari possiamo vedere qualche mossa, qualcosa, qualche schema, e poi cavallo C6 che è la più giocata attualmente su questa variante. Allora, visto che abbiamo già visto lo schema con C5 nella partita di Tarsh, guardiamo questi altri due schemi. Questo qua. Con D5. Ok, qui abbiamo due possibilità. O la cattura o la spinta in D3. Per chi vuol giocare posizionale, proprio giocare al millimetro, può anche scegliere questa continuazione. Però io preferisco questa continuazione. Cattura. Perché? Adesso gioca la cattura immediata con la donna, non può catturare col pedone perché c'è inchiodatura. Oppure gioca anche questa mossa di cavallo, gioca di gambetto, un po' pericolosa, insomma. Ma voi non correte molti rischi. Potete sviluppare i pezzi e lasciar perdere il pedone. Catturare i secondi pedoni in certi gambetti può diventare pericoloso. Allora, vediamo cosa succede qua. Cattura, ecco. Qui avete già servita la donna su un piatto d'argento, perché c'è subito un attacco. La donna deve andare via. O va in A5 o torna a casa. Allora,
Vediamo se gioca poi. Questa è un'idea che rivedremo poi per il repertorio con il nero, che farò appena finito il repertorio con il bianco, su una difesa specifica, la difesa scandinava, perché si gioca questo sistema qua. E poi vi insegnerò la regola del triangolo della donna. E che cavolo, ste frecce. Ok. Ma in questo caso non dovete avere nessuna paura. Continuate, sempre con lo stesso piano. C3. Mettete fianchetto. Lui può andare avanti con lo sviluppo. Chi se ne frega. Mettete subito il vescovo in fianchetto. Qui questa manovra la dovete conoscere perché è un modo per sfianchettare i vescovi, ma non li dovete sfianchettare, ok? Non dovete farvi cambiare questo vescovo per questo vescovo. Sviluppate il cavallo, poi arroccate. Avete gioco tranquillo. Nero sviluppa, arrocco. E adesso qua ci sono tante possibilità. Può anche, non lo so, tira B4. Vescovo in B4, qui non dà più partite database, ma chi se ne frega. Noi dobbiamo guardare i piani. Allora, idea. Qui abbiamo un problema, perché se spingiamo un pedone, parte un pedone. Spingiamo un pedone, cattura, quindi questi due pedoni non li possiamo spingere. Questa per scacciare il vescovo non serve perché lui lo lascia lì, perché non possiamo catturare, perché c'è il torrone Pernigotto in presa. Allora qui si può consigliare un altro tipo di manovra. Cedere il vescovo. Lui arroccherà. E ora si può andare ad attaccare, anche se non sembra un'ottima idea andare ad attaccare questo vescovo. C'è qualcosa di meglio? Boh. Attaccare la donna. Ok, questa sembra leggermente migliore, ma il nero sembra un gioco pari. Qui adesso la donna deve andare via. Avete comunque un gioco pari, discreto, anche perché avete un buon vescovo, un cavallo ancora centralizzato, il nero è solido. Ok, questa è una variante che può essere fastidiosa, però andiamo indietro. 4 e 6, donne 2, cattura, sviluppi sono sempre più o meno gli stessi, cioè l'unica cosa che dovete stare attenti
e sul lato di donna, ma non ci sono particolari problemi. L'alfiere, il vescovo in B4 non la prendeva in considerazione come detto, infatti non ci sono partite. Vuoi vedere che ho trovato una novità teorica? Non lo so. Però qui bisogna fermarsi ad analizzare. Perché? Perché chiaramente non si può avere in apertura, insomma, la conoscenza fino all'85esima mossa, no? Lo schema è questo, ci arrivate. Poi chiaramente il vostro avversario farà delle mosse qui. Se non conoscete proprio tutti i piani, dovete semplificare il gioco. Ora, un'altra mossa che mi è venuta in mente su questa posizione qua. Non posso dire che se è buona. Provare il cambio delle donne. È ancora buona. Perché dopo il cambio catturiamo, cambio dei vescovi, il gioco è tranquillo, anche se lui cambia, cambiate. Una posizione direi interessante, è quasi un finale. Il bianco era già in avanti rispetto al re nero, e il cavallo ancora da sviluppare, il torno ancora da sviluppare. Noi abbiamo al vescovo e cavallo contro due cavalli. È più forte la combinazione cavallo-vescovo. Il gioco è abbastanza aperto, l'unico problema è che questa doppiatura, quindi la maggioranza 4 contro 3, di cui è una maggioranza monca, però è anche vero che la maggioranza 4 contro 3 dall'ala di re è più debole rispetto a questa perché ci sono i re vicino ai pedoni. Quindi questa è una maggioranza integra, però va nel lato dove c'è il re. Questa è una maggioranza non integra, però va sul lato debole, il lato dove non c'è il re. Quindi questi sono finali dove uno col mio stile di gioco ci va abbastanza a nozze, perché io tendo a tenere tutto sempre abbastanza, qualche volta faccio le cappelle ovviamente, però se finisco in schemi del genere difficilmente sbaglio, ma difficilmente creo mosse geniali. Però quando il tempo, siccome gioco solo blitz rapid, comincia ad accorciarsi, io so cosa sto facendo, il mio avversario magari cerca in tutti i modi di trovare la mossa per vincere, perderà tempo, poi alla prima ingenuità o al primo errore io spesso ne approfitto per magari sverrucare un peloncino e poi andare a vincere un finale. Ok, diciamo più o meno il mio stile di gioco è questo. Bene, andiamo a vedere anche l'ultima linea. Poi naturalmente voi col database potete andare a cercarvi delle novità, cercare qualcosa di innovativo, cioè non è che dovete stare rigidi proprio su quello che vi dico io. Io vi sto dando lo scheletro della situazione lo scheletro del vostro repertorio. Poi ci potete infilare dentro qualche organo supplementare. Potete anche, insomma, essere un po' flessibili. Dovete cara memoria, mi ha detto, aspetta un attimo, ah sì, G3, aspetta, vesco in fianchetto, bene, aspetta, ma no, ma Nero non ha fatto, cosa doveva fare? Ma doveva fare C5? No, ha fatto cavallo H6, cos'è? Non dovete metterla su questo piano. Poi dovete giocare il vostro schema.
Una volta che è finita l'apertura, poi dovete metterci del vostro, perché io non è che sono lì a fare la partita per voi, quindi dovete poi arrangiare. Allora, altra mossa interessante è la mossa moderna, la mossa che va subito a cercare di minacciare la donna. Opzioni per il bianco: sviluppare un cavallo per togliere la casa. Altra opzione C3, però qui questa base non la considera molto buona. Addirittura F4, che è una linea aggressivissima, io direi di stare tranquilli e giocare cavallo. E5 non credo che ve la giochino, perché se fanno E6, cosa giocano E5? No. Anche se nel database giocano questa linea, non credo che un giocatore online si metta a giocare in questo modo. Non ne ho mai visto uno fare così. Più facile che trovate quelli che poi continuano col piano con D5, perché tanto hanno in testa questa cosa della francese, quella la vogliono fare. Quindi cambiate, perché così c'è sempre la stessa minestra. Lui deve ricatturare con la donna. E voi avete subito il cavallo che minaccia. Questa situazione è diversa da quella di prima, però. E poi vi spiegherò la regola del triangolo. La regola del triangolo è questa qua. Facciamo un passo indietro, ma solo per farvi vedere, no? Quando vi farò vedere il repertorio sulla Scandinava, quando fate tutto questo giro con la donna, chiaramente voi vi preoccupate, perché i vostri istruttori o altri istruttori o io stesso, quando vi dico occhio alla donna dove la mettete all'inizio, non giocate con troppe mosse di donna perché non sapete dove andate, ma se conoscete la regola del triangolo della donna, voi sapete che nella Scandinava quella donna lì non correrà rischi, ma dovete fare C6. Perché sennò non c'è il triangolo. Il triangolo deve essere questo. Ma se non c'è C6, la donna non può triangolare così. Il problema è quando il bianco gioca subito il vescovo per andare a togliere inchiodatura e poi minacciare la scoperta la donna, voi tranquillamente anticipate l'idea della scoperta e ve ne tornate C7, perché la regola del triangolo non è che dovete tornare per forza a casa, eh? La regola del triangolo a cosa serve? Serve a creare un triangolo immaginario su cui la donna ha la possibilità di andare sulle case. Però attenzione, generalmente quando sviluppano cavallo in C3, la casa D5 e la casa B5 sono off limits, ma le case nere, tutte queste qui, sono abbordabili, sono tranquille. Quindi se conoscete questa regola potete poi giocare a Scandinava, ma ve la spiegherò più quando arriveremo al repertorio del bianco, contro il bianco, ok? Contro E4 vi farò vedere tre difese, contro D4 vi farò vedere tre difese, poi concluderò i miei video con insomma, serata, due serate, una con il bianco e una con il nero, per capire l'inglese, perché l'inglese è l'apertura, secondo me, la più complessa di tutte. Perché è vero che è posizionale, ma è un centro mobile, bisogna stare molto attenti, bisogna capirne i piani, sono molto profondi, molto posizionali. L'inglese è adatta per giocatori già dal seconda nazionale in su, almeno. Perché chiaramente se voi giocate da poco a scacchi, giocate l'inglese, il rischio è che vi ficchino dentro una Brexit. Cioè, tu giochi l'inglese, c'è la Brexit,
e adesso non puoi più muovere i pezzi perché ci sono i dazi e quindi rischiate questo. Ok, con questo è tutto. Spero che questa variante contro la francese vi sia piaciuta. Io adesso vi ho fatto vedere una panoramica sugli schemi, chiaramente nulla di trascendentale. È ovvio che non ci sono linee dove il bianco va a stare benissimo, è un gioco pari. A volte il nero è anche gioco leggermente preferibile, ma voi avete dalla vostra parte lo schema. Avete lo schema. Il nero è fuori gioco, fuori dai suoi schemi abituali della francese. Un 1500, un 1600 sui chess, insomma, anche meno. Magari gioca la francese perché conosce il principio della francese, no? Spinge pedoncini, no? No, beh, magari si è studiato due linee della francese, no? Ma gli fate donne due, già lo tirate fuori da ogni conoscenza, da ogni studio. Quindi lui giocherà una posizione sconosciuta, voi invece sapete dove mettere i pezzi. Alla lunga questo, nel 100 partita, pagherà perché se lui all'inizio gioca una posizione pari, poi piano piano non saprà dove collocare bene i pezzi, magari, poi magari no, e voi potete approfittarne. Quindi spesso in queste partite magari con un meno 0-2, no? Per 6-7 mosse, poi perché dovete analizzare le partite quando le finite col motore, dopo non giocare con i motori e neanche giocare contro i motori, cioè voi dovete usare il motore solo per l'analisi, per vedere se non fate degli errori tattici, ok? Ma non di più. E poi scoprirete che ci sono delle linee dove poi improvvisamente l'avversario sbaglia e voi magari passate a più 1, più 1,50, poi da lì piano piano, imparando a gestire i vantaggi, potete arrivare a finali migliori, addirittura magari a guadagnare materiale e tutto il resto. Altro consiglio: giocate sempre le partite amichevoli, non a punti, perché succede che sarà un bagno di sangue all'inizio. È come mandare uno che ha appena fatto una lezione di karate contro Bruce Lee. Questo torna a casa, la madre dice: ma sei stato messo sotto un camion? Obiettivamente, se giocate a punti, finite a zero all'inizio. Poi vi demoralizzate, poi smettete di giocare, sono l'ultimo, qui tutti hanno almeno 1600 e io ho 102 e sono l'ultimo degli ultimi. Cioè, ma neanche, non lo so, prendo più schiaffi di bombolo contro Thomas Millian nei suoi film. Cioè, però, imparate a giocare piano piano, guardate i miei video, video anche di altri, andate su Twitch, seguite Carlo Marzano che è un ottimo trainer, molto meglio di me, io sono, in confronto a lui, insomma, sono un dilettante per lo sbaraglio, nel senso, perché diciamo più o meno le stesse cose, ma lui è un maestro del 2003, lui è uno, insomma, che sa spiegare bene, è una persona a modo, non è uno con la cresta come me, non è uno così esistenzialista, lui è una persona centrata, una bella persona, poi educata, tutto quanto, e una cultura smisurata sulla storia degli scacchi. Ok, io sto cercando invece di essere un po' più, di arrivare più al sodo, no? Nel pratico. Io devo farvi giocare in maniera pratica, devo farvi giocare aperture pratiche. Poi più avanti, chiaramente, uno migliora. Uno mi telefona e mi dice: pronto, io sono arrivato a 1800 sul licenziato. Ho detto: ah, complimenti, posso fare qualcosa di nuovo? E io ho detto: ma con 1800 puoi già cominciare a comprarti uno scooter, no? A parte gli scherzi. E poi si può anche passare a repertori più complicati. Comunque voi dovete tenere sempre presente che ci sono tanti siti per tutti i gusti, per tutte le taglie. Ci sono video su YouTube, istruttori professionisti, ci sono video di grandi maestri, oppure anche tutorial di altro tipo,
video storici, ci sono un mucchio di siti e un mucchio di canali. Io non vi dico di venire solo sul mio, cioè il mio è un po' alternativo perché io faccio un po' il pagliaccio, sono un po' così. Vedete, è il mio assistente Lomino Focaccina, che adesso però, come l'ho messo seduto sul mondo, però mi sembra che sia seduto sull'artide, penso che gli si siano congelate le chiappe. Vabbè, però non sapevo dove metterlo, per dargli importanza l'ho messo in cima al mondo. Comunque ragazzi, spero che questo canale vi piaccia. Spero di esservi utile, spero anche di insegnarvi qualcosina, poi quando aumenterete il livello potete andare anche da istruttori più capaci di me. E io non dico di essere il Tarash degli istruttori, assolutamente no. Io sono soltanto uno che ha tanta esperienza, che poteva diventare un buon giocatore, ho avuto i miei titoli, ho avuto i miei successi, ma ho avuto anche i miei drammi personali. Ho abbandonato l'agonismo e allora tutto quello che ho nel mio bagaglio voglio darlo a qualcun altro, sperando che magari possa avere una vita più facile della mia e magari con più concentrazione, con più determinazione, arrivare a risultati anche migliori dei miei. Con questo è tutto, ci vediamo domani. Ah, attenzione, facciamo la presentazione per domani. Domani vi farò vedere come giocare contro la Karokan. Ci sei, però non vi voglio svelare anticipazioni, ok? Questa volta però lo schema non sarà tanto semplice, nel senso è già qualcosa di più articolato. Voglio aumentare un po' il livello. Non ci saranno i soliti schemi simili alla viennese, no? Quello schema con i cavalli, sulla siciliana chiusa. Sarà una partita un po' più aperta, però è una partita che ha uno sviluppo interessante. È giocata un poco ultimamente, veniva giocata spesso negli anni 60, però è una bella variante che magari non è difficile poi da studiare. Ok, con questo è tutto. Ciao, a domani. Alla prossima, buona domenica.